Non ce la fa. Stronzo E no, pezzo di Tere, merda! e no, Tere, no. Me lo dicevi allo giovane, ma io sempre con sta storia dei vecchi, l'esperienza! Non te fa più vedere, Nando, non te fa più vedere! Signorina, Pezzo di merda! Quelli li scaliamo, eh? Magari te l'ho fatto. Ma dica un po' una cosa, ma poi è vera sta storia che sto punto roba nulla, tutto quello che è successo? E mi fa tornare ingenuo, così mi vogliono sposare. Pronta? Pronta. Dita, brutta stronza, sono ore che ti chiamo a telefono. Uh-huh. Ho dovuto prendere un cazzo di treno all'ultimo per venire. Ho sentito il medico legale e mi ha detto che non ha ricevuto nessuna chiamata, perché? Ma quale chiamata? Dov'è? No, guardi, commissario, gli accordi non erano questi. La mamma era in fase terminale, quindi l'abbiamo portata qui, ma pensavamo ad una cremazione. No, tu l'hai pensato, io non ho mai voluto questo. Non è che c'entra la pensione di vostra madre? No, guardi, commissario, qui la realtà supera di gran lunga la fantasia, mi creda. Che ci servono i trampolini? Trampolieri, Tom. Si dice trampolieri. Lo so, tu hai ragione. Abbiamo speso tanto, è vero. Però guardiamola così. In 2 giorni abbiamo praticamente provveduto a tutto. Abbiamo l'abito, abbiamo il prete. Viola ha trovato la fisarmonica e le mie amiche fanno il gazebo. Oh. Oh, che devo fare? Ecco. Che devo fare? Se avvicinati un po' di più, se gliela fai. E dai. Che devo fare? Che mi avvicini? Se gliela fai a toccarlo. C'è il fosso! C'è un fosso qui, casco dentro! Vabbè, era bella col cavallo, se gliela facevi!